1925. Gotham City. La famiglia Wayne, Thomas, sua moglie e il figlio dodicenne Bruce tornano a casa dal cinema. Vengono assaliti da rapinatori armati che uccidono i due coniugi. Bruce si salva. Da quel momento giura. Giuro sullo spirito dei miei genitori di vendicare la loro morte spendendo tutto il resto della mia vita a combattere i criminali. Nasce Batman. Legends of Batman. Forza, velocità, coraggio. Più che un eroe, è una leggenda. Legends of Batman. Dalle leggendarie pagine dei fumetti che l'hanno creato, la leggenda di Batman. Legends of Batman. Batman, un passato mitico, un futuro sempre più grande. Dalla parte della giustizia, contro il crimine, il coraggio di Batman. Ora Batman, più che un eroe, è una leggenda. La leggenda di Batman. Legends of Batman. Bruce Wayne è ricchissimo. Nei sotterranei del castello dove vive, ha ricavato una vasta caverna attrezzata con un sofisticato laboratorio scientifico, dove nasconde anche i suoi mezzi speciali. La Batmobile, la Batboat e il Batjet. Al suo fianco è Robin, alias Dick Grayson, un giovane acrobata la cui famiglia è stata sterminata da una banda di criminali durante uno spettacolo del circo. Batman e Robin insieme affrontano i peggiori delinquenti, crudeli e malvagi, come Joker, Catwoman, il Pinguino, Due Facce, l'Enigmista e altri ancora. E ogni volta, grazie al loro coraggio, la giustizia trionfa. Questo è il mondo di Batman. Un mondo nato dai fumetti di Bob Kane nel 1939. Da allora in poi, artisti, scrittori, registi televisivi e cinematografici si sono ispirati al personaggio di Batman e lo hanno reso sempre più grande, fino a renderlo indimenticabile. Il mondo di Batman viene completamente e fedelmente riprodotto in uno straordinario assortimento di giocattoli creati dalla Hasbro e distribuiti in Italia da Giochi Preziosi. Dal leggendario assortimento dei fumetti, pubblicati in Italia da edizioni Play Press, richiestissimi in tutte le edicole, ai fantastici cartoni animati, seguitissimi in televisione e in hit parade nelle vendite di videocassette, distribuite dalla mitica Warner Home Video. Dai cartoni animati ai film hollywoodiani, con cast d'eccezione. Michael Keaton nella parte di Batman e Jack Nicholson in quella di Joker nel film Batman. Danny DeVito e Michelle Pfeiffer come il Pinguino e Catwoman nel film Batman, il ritorno. E nel recente Batman Forever, Val Kilmer è Batman, Chris O'Donnell Robin, Nicole Kidman la dottoressa Chase Meridian, Tommy Lee Jones Due Facce e Jim Carrey l'Enigmista. E non è finita qui. Seguite Batman. Grandi sorprese vi aspettano. Persino grandissimi musicisti come Prince lo hanno celebrato. E poi gli U2, PJ Harvey, i Massive Attack e Seal, vincitore dei Grammy Award con Kiss From a Rose, non hanno saputo resistere alla Bat-tentazione e hanno partecipato insieme ad altri alla realizzazione della colonna sonora del film Batman Forever, edita da CGD East West. Lasciamo ad altri il compito di indagare sui misteri di tanta popolarità. Ma una cosa è certa. Batman resta l'eroe più amato, quello per cui nessun artista è abbastanza grande, quello per cui chiunque possa rendergli omaggio resta profondamente commosso, memore di un'infanzia popolata dalle avventure del Cavaliere Nero di Gotham City. I bambini di molte generazioni lo hanno sempre amato e per loro il mondo di Batman è un mondo ricco di giochi in cui identificarsi col mitico eroe e con i suoi fantastici mezzi, come la Batmobile o la Batmoto di Toy Stories, o con uno qualsiasi dei molti giocattoli a lui ispirati, prodotti da Hasbro e distribuiti in Italia da Giochi Preziosi. E tanto altro ancora. Il mondo di Batman è così ricco che bisogna proprio scoprirlo.
E allora seguite le avventure di Batman e dei personaggi che popolano il suo mondo. Continuerete a restare affascinati dalle meraviglie che riserveranno a tutti i fedelissimi appassionati. Chissà quante sorprese ha in serbo Batman per tenervi sempre col fiato sospeso. Chissà quanti e quali film, quanti e quali artisti. Intanto lui, Batman, rilancia la sua sfida. Batman contro il crimine. Batman. Batman.